la mossa giusta non è fare un impasto al caffè, all'orzo, alla curcuma idratata all'80%, quello lascia il tempo che trova. Però se io non riesco a provarla questa cosa, poi sbaglierò sicuramente qualcosina, mentre faccio queste prove. Però qualcosa la devo tirare fuori. Se parto dal presupposto che una biga è una miscela di acqua, farina e lievito con un unico scopo, che è quello di acidificare una porzione di farina variabile, 5, 10, 20, 30, 50, 100%, voglio acidificare quella porzione di farina. È un conto, è un valore aggiunto. Adesso io posso ragionare su altri parametri che mi rendono non migliore di chi fa la biga, non più bravo, più funzionale, più elastico secondo il mio lavoro, oltre ad avere una bella toppa se ho qualche problema.